Ciao, sono Roberto e questo è Le mie scorie. Oggi ci tufferemo nell'avventurosa vita di un autore che sembra uscito da un romanzo oppure da un film. Invece è tutto vero. Di chi si tratta? Edward Bunker, lo scrittore criminale. Nel tempo è divenuto una vera leggenda. Quindi allacciate le cinture e preparatevi per tuffarvi nell'emozionante vita di Edward Bunker. Nasce nel 1933 in California, patria del cinema, e non è un caso che la sua parabola inizi e finisca proprio in questo stato. La sua giovinezza? Beh, non è stato proprio un bravo ragazzo, per dirla in modo gentile. Diciamo che era molto fantasioso, amava fare rapine e borseggiare e rubare macchine. Non proprio una vita da ragazzo semplice. Come dire, era un ragazzo con una grande immaginazione. Guardate questa foto da giovane. Quell'aria da duro non tradisce. Ma le sue esperienze giovanili l'hanno portato a diventare uno degli scrittori più autentici che il mondo abbia mai visto. Fughe rocambolesche da istituti di correzione e galere di tutto lo Stato americano. È stato il più giovane a varcare le soglie della prigione di San Quintino, una delle più dure d'America. E proprio come un duro è riuscito a sopravvivere alle angherie degli altri detenuti, facendolo finire anche addirittura a pochi metri dalla camera a gas dove venivano svolte le esecuzioni dei condannati a morte. Proprio uno di questi voleva sodomizzarlo sotto le docce, ma ha ricevuto una coltellata al collo proprio da Edward Bunker. Questo era Billy Cook, uno dei più temibili serial killer dell'epoca. Diciamo che con Edward Bunker non si scherzava. Edward ha trascorso gran parte della sua giovinezza dietro le sbarre, ma è proprio qui che ha fatto una scoperta sensazionale: la scrittura. Ha iniziato a scrivere storie ispirate alla sua esperienza, ed è così che è nato il suo talento letterario. Tutto successe quando un altro condannato a morte, Carroll Chessman, gli fece leggere l'incipit del suo romanzo in pubblicazione, Cella 2455. Per Bunker fu una vera e propria epifania. Lì decise che sarebbe diventato uno scrittore. Ecco uno dei suoi libri più famosi, Come una bestia feroce. Dopo aver scritto 6 romanzi, 10 racconti e aver passato 17 anni a scrivere senza aver mai pubblicato nulla, finalmente nel 1973 riuscì a pubblicare il suo primo romanzo, appunto Come una bestia feroce. James Ellroy l'ha definito come il miglior romanzo sulle rapine a mano armate mai scritto. È un romanzo che racconta la vita criminale da un punto di vista veramente realistico. È come se qualcuno fosse stato veramente lì. In effetti è così. Edward non si limitò solo a scrivere, ma riuscì più avanti, dopo aver scritto anche altri romanzi, ad entrare nel mondo di Hollywood e riuscì a recitare ne Le Iene di Quentin Tarantino. Guardate Edward sul set con Tarantino. Due leggende, una davanti e dietro la macchina da presa. Edward Bunker è riuscito a riscattarsi dalla sua vita difficile ed è riuscito a far diventare un sogno la sua realtà. Gli ultimi anni di vita, fuori dalle sbarre, ha continuato a scrivere e a recitare. È il vero esempio di tenacia. Grazie alle sue esperienze di vita è riuscito a tirare fuori uno stile di scrittura crudo e reale, che ti incollano alle pagine capitolo dopo capitolo. È un autore che non dovreste assolutamente trascurare. Quindi, se state cercando ispirazione per scrivere storie reali e autentiche, leggete Edward Bunker. Ogni pagina brilla di autenticità. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, condividetelo su tutti i social e ci vediamo alla prossima.